Ciao a tutti e bentornati. Mi chiamo Saladriel e stiamo giocando ad Alan Wake. Continuiamo la nostra partita. Allora, esatto, ci siamo fermati allo scorso episodio all'ingresso di questo cantiere. Anzi no. Deposito di tronchi. Diciamo, cantiere da falegnameria. Oh, armi. Sostituire una candela del tuo veicolo non è semplice, è sicuro come sembra. Può essere più pericoloso. Ok, c'è ancora quello svitato, anzi quel posseduto dall'oscurità che parla, blatera e delira contro di noi. L'atmosfera è veramente, veramente terrificante. Immaginatevi di essere da soli, di notte. Siete uno scrittore spaventato, stressato. Non un guerriero, non un soldato. E attorno a voi l'oscurità è riempita da una nebbia viva, demoniaca, urlante. E sapete che tutto intorno ci sono uomini posseduti da questa oscurità che cercano di uccidervi, uomini immuni alle normali pallottole. A meno che non vengano inondati di luce. Anche con il cofano aperto, il motore ci mette ore. Ehi, ehi, ehi. No, 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 movimenti convulsi. Ok, molto bene. Il fucile è decisamente meglio della pistola. Ci servono solo uno, massimo due colpi per uccidere un posseduto. Ehi, ehi, no. Questo era veloce. Ci si è avvicinato e invece di colpirci una volta sola ci ha colpiti 3-4 volte. Io stavo cercando il pulsante per ricaricare e non ho schivato gli attacchi. Sostituire una candela del tuo veicolo non è semplice, è sicuro come sembra. Ok, limite oggetti raggiunto, ci ho messo un po' a leggerlo. Allora, c'è un posto nel quale non posso venire attaccato alle spalle, un posto con della luce? Direi di no. Allora, arretriamo. Anche con il cofano aperto. Il motore ci mette ore per avvicinarsi. Ok, ho schivato l'attacco. Ok, allora. Abbiamo finito le munizioni del fucile. E abbiamo la pistola ora. Quanti sono? No. Dovrebbe essere l'ultimo questo. Spero di riuscire ad allontanarmi abbastanza in fretta da
riuscire a riprendere fiato. Questo è diverso dagli altri. È molto diverso. Dove sei? Ok. Vieni, bello, vieni. Ok, credo che dobbiamo colpirlo con la luce fino a quando non viene completamente abbandonato dall'oscurità. Allora avremo la possibilità di fargli qualcosa, credo. Ora. Ah, ma è lui. Sì. Ok. Colpo in testa. Morto. Il corpo di Stucky scomparve, lasciandosi dietro una lunga scia di incubi. Era Stucky. Devo arrivare vivo alle luci della stazione di servizio. Abbiamo ucciso Stucky. Ok. Quindi esistono delle sorte di boss che possiamo vedere come dei prescelti dall'oscurità. Eh sì. Poi mi chiedo che cosa ci facciano queste casse di proiettili in mezzo a un luogo come questo. La sensibilità del tappetino destro potrebbe essere da aggiustare, ma va bene, proviamo a giocare così, con le impostazioni di default. Quindi dicevo, esistono delle sorte di prescelti da questa oscurità. Ah, qua moriamo se cadiamo. Che diventano più potenti dei normali posseduti. Se sentite delle voci, degli schiamazzi, sono dei ragazzini che giocano fuori. Pur abitando al sesto piano, le loro voci, tenendo le finestre aperte, visto che siamo a fine agosto e fa ancora caldo, le loro voci riescono ad arrivare comunque qua. Ma va bene. Nuova area. Anche l'audio. Ieri, lo scorso episodio mi sono concentrato più che altro sulle perizie tecniche grafiche, visive. Anche l'audio è immersivo, provate a chiudere gli occhi e ad ascoltare. Alzo un po' il volume. Ci sono tutti i rumori della notte, non fosse per la ventola del computer. Si sentono echi in lontananza, rumori del legno mosso dal vento, cinguettii e rumori di piccoli animali provenire dalla foresta. I passi di Alan. Ecco, il cervo è finto. Fui certo di riconoscere il carro che vide a Bright Falls quando arrivai il primo giorno con Alice. Ok. Credo che la direzione sia questa, esploriamo comunque. Ok, qua sembra non esserci nulla. Dopo la totale follia vissuta nell'oscurità, le luci della stazione di servizio erano confortanti.
Almeno per un attimo, la normalità riprese il sopravvento. Sì, ritorno alla civilizzazione. Ci sentiamo più a nostro agio, le cose fanno meno paura. Ok. Oh, la pagina di un manoscritto. Vediamo. Staki sputò sul pavimento del garage e cercò di schiarirsi le idee. Da quando la coppia non si era presentata per le chiavi, le cose erano diventate confuse. Sentì qualcosa, un presentimento. Poi guardò in alto e si trovò davanti a un orrore inconcepibile. Barcollò all'indietro, rovesciando una latta d'olio. Una macchia nera si sparse sul pavimento mentre lottava per un breve istante, lasciandosi poi andare all'inesorabile oscurità che lo inghiottiva. Wow, questo è interessante. È il momento in cui Staki viene posseduto dall'ombra. Qualcosa di terrificante, non descritto dallo scrittore. Ci rimane il dubbio di che cosa possa essere, ma queste parole titillano la nostra immaginazione, che è in grado di creare le cose che più ci spaventano. Eravamo arrivati 2 settimane prima della festa del cervo. Se il cartello era esatto, ero sparito per un'intera settimana tra la notte del nostro arrivo e quel momento. Ah. Che diamine ci è successo? Se siamo nel mondo reale, se è un incubo, è più che normale. Se siamo in un racconto, che diamine ci è successo? Dovevo entrare nella stazione, trovare un telefono e chiamare aiuto. Sì, ok, allora entriamo dentro. Qui c'è qualcosa? Strada. Sono cocciuto, Alan. Sappilo. Sono curioso. Questo rumore non promette niente di buono. Oscurità e assassini. Posseduti. Ok, non ci conviene allontanarci troppo. Il messaggio è chiaro. Aia! Girati e affrontali. Aia! Morto. No, non ancora. Ah, posso schivare anche gli oggetti lanciati a distanza. Molto bene. Ok, ok, il messaggio è chiaro. Rimaniamo vicini alla luce. Il messaggio è molto chiaro. Ho sprecato munizioni e pile a sufficienza. Ma almeno ho scoperto qualcosa in più del gioco. Ok, qua è chiuso. Qui anche. Proviamo a entrare da qui. Il garage era un disastro. Sembrava che qualcuno l'avesse ribaltato. O che ci fosse stata una rissa. Già, la possessione di Staki. Scriverò. Continuerò a scrivere. Fuori c'è solo oscurità. Fuori dal cottage, fuori dalla storia, c'è solo oscurità. Sento la sua presenza al buio. Anche adesso sento il suo profumo nella stanza. La riporterò indietro. Sistemerò tutto. La salverò. La storia si avvererà. Se mi arrendo, è persa. Non ci posso credere. Ah. Ero io in TV e dicevo un mare di fesserie. Stavo perdendo la testa. Solo un attimo. Vado dal gatto e torno. Ho delle cose da dirvi. Solo un istante. Ok, rieccoci qua. Che cosa è successo? È successo esattamente quello che abbiamo letto all'interno della pagina del manoscritto. La televisione si accende di colpo. E noi vediamo noi stessi all'interno della televisione. Che cosa ha detto l'Alan Wake all'interno della televisione? Dentro e fuori dal cottage c'è soltanto oscurità. Non ho capito se la stanza era la stessa nella quale nostra moglie, Alice, ha messo la macchina da scrivere.
Può anche darsi che stiamo vivendo un incubo nel quale una forza oscura si è impadronita di nostra moglie, una forza oscura che è la forza oscura dell'ossessione, che è quel... Ah, sto cercando le parole per spiegarmi. È come se, l'ipotesi mia è questa, è come se noi vedessimo negli altri un'ossessione nel volerci veder scrivere, ed è come se il nostro subconscio potesse vedere in questa cosa una forza oscura demoniaca che li possiede. Però poi ha detto qualcosa che il racconto si avvererà, riuscirò a riaverla indietro. Quindi è come se sua moglie fosse sparita. Il racconto si avvererà. Qualunque cosa voglia dire. Continuiamo ad andare avanti. Credo che, anche se non tutte parte delle risposte, le riceveremo andando avanti. Ora, voglio vedere un'altra cosa, una meccanica di gioco. No, non questa, ma questa. La torcia si consuma, lascio andare il dito. La torcia si ricarica. Ok. Facciamo andare una batteria. Con il rischio di far andare una batteria, voglio capire una meccanica perché potrebbe tornarmi utile più avanti. Consumo una batteria, lascio andare. La torcia si ricarica comunque. Ok. Quindi utilizzare la Y per il pulsante Y per ricaricare la torcia serve soltanto per rifarlo più in fretta. Ok, durante i combattimenti. Ok, è solo per imparare a non sprecare gli oggetti consumabili mentre gioco. Ok? B per leggere. Festa del cervo. Grande rifa, gara di pesca, gara di torte, competizione a sorpresa, mutica dal vivo. Cialenzane lungo, il pomeriggio e fantastico spettacolo del mago Montgomery. Sera. Non perdete la leggendaria sfilata della festa del cervo. Va bene. Ok. C'è un telefono. No. Ah sì, c'è un telefono qui. Polizia di Break Falls. Ah, grazie a Dio, sceriffa. Sceriffo Sarah Breaker. Lei è? Sono Alan Wake, ma senta, ho avuto un brutto incidente. Mia moglie Alice è scomparsa. Si calmi, signor Wake. Stavamo in un cottage sull'isola, su Cauldron Lake. Non c'è nessuna isola su Cauldron Lake, non dopo la grande eruzione degli anni 70. La prego, posso portarla sull'isola? Sembra abbia preso una bella botta in testa. Si sente male? Senta. Vedrò cosa posso fare. Ora salga in macchina, costeggeremo il lago e poi andremo alla stazione, ok? Signor Wake, ha visto Stucky, il proprietario di questo posto? Preferì non raccontarle cosa fosse successo nella foresta. Non mi avrebbe mai creduto e non mi avrebbe aiutato a trovare Alice. Le parole del libro. Colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into. Ok, parlo un po'.
mentre suono questa musica e magari mi ricevono una segnalazione per violazione di diritti sul video, ma non è un problema, non è niente di grave. Allora, che cosa succede? Vi ricordate quel calendario che abbiamo visto all'interno della baita, anni 70? Abbiamo parlato della residenza della baita sull'isolotto del lago alla poliziotta, e lei ci ha detto: non è possibile, non c'è più nessun'isola all'interno del lago di Cauldron Lake non dopo l'eruzione degli anni 70. Quel ponte crollato, quel pontile crollato che dà sul lago, è la stessa cosa che abbiamo visto per un istante quando, dopo aver litigato con nostra moglie, siamo usciti, l'abbiamo sentita strillare e siamo tornati indietro. Per un istante ci siamo inciampati, abbiamo visto la scena del lago, del pontile che è rotto, crollato, che scendeva nell'acqua. Dopodiché abbiamo scosso la testa e riaperto gli occhi e abbiamo rivisto il pontile in completo e l'isolotto al centro del lago. Che diamine sta succedendo? Voglio dire, o qualcuno ha il potere, questa oscurità, di farci andare avanti e indietro nel tempo. E a questo punto stiamo avendo a che fare con un'entità lovercraftiana dai poteri assolutamente quasi divini. Tante sono le cose che ci può combinare. O stiamo avendo delle fortissime allucinazioni, o stiamo vivendo un incubo, o siamo all'interno di un romanzo dell'orrore, all'interno del quale succedono cose. Negli episodi precedenti sono venuta a Bright Falls con mia moglie Alice. Grazie di essere venuto qui. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere. Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Ora lei è scomparsa. Alice! Alice! Mi sono svegliato in un'auto incidentata. Avevo un buco di una settimana. Sono stato assalito da uomini d'ombra usciti da un incubo. Lo sceriffo mi ha portato al lago in cui eravamo stati Alice e io, ma il cottage era sparito. Bella, tra l'altro, la gestione a episodi. E sì, il fatto di averlo già giocato, anche se non approfonditamente, mi permette di portare l'attenzione su alcuni dettagli. Sono tornato! Sono qui, amore! Com'è andata? Mai visto un tempaccio così! Preparati un caffè, ti rimetterai in sesto. Anche se lo sto giocando cercando di ripulire la mente il più possibile dalle precedenti partite. Il caffè è su? Ottimo, grazie. Mi servirà se voglio finire entro domani. In modo da potermelo godere meglio e da poter rivedere più cose possibili, l'averlo già giocato mi aiuta a portare, come dicevo, l'attenzione su determinati dettagli piuttosto che altri. Andiamo a parlare con nostra moglie intanto. Ho finito le bozze per la copertina, sono sulla tua scrivania, dimmi che ne pensi. Sul serio? Non pensavo ci avresti messo così poco. Qualche volta riesco anche a fare miracoli, mio caro. Ah, davvero? Beh, la scorsa notte ne eri convinto. Ah, credo che siano le bozze della copertina di The Sudden Stop, il libro che avevamo in macchina all'inizio del gioco, quando abbiamo avuto il primo incidente. Vedete là? Quella parte rossa sembra esattamente la chiazza di sangue che c'era al di sotto della mano. Lei magheggia con Photoshop e graficheggia mentre noi scriviamo. Sembrano ottime.
Sì, finché Barry non ci mette le mani sopra. A proposito, dovrà passare sul mio cadavere. L'ultima volta era l'ultima volta. A proposito di Barry, ha chiamato. Manoscritto. Mi dispiace, Alice, ma... La storia della caduta e del successivo arresto improvviso è vera. Ero sdraiato sulla neve e sotto i miei occhi scorrevano le scene terribili che mi avevano portato lì. Una replica del mio film dell'orrore privato. Un ricordo del mio cadavere. Solo alla mia veglia. Pensando ancora per metafore. La femme fatale se n'era andata. Rimaneva solo il gusto aspro del bacio che mi aveva ucciso. Uno stile di racconto completamente diverso. Era un mattino tardivo. 13 anni dopo aver ottenuto la mia vendetta. Ero stato infine raggiunto. Era stato difficile sopportare il dolore per tutto quel tempo. Il mio sangue colorò la neve di rosso. Una poltiglia raccapricciante dissolse tutti gli antidolorifici e colò lentamente nella fognatura, mescolandosi e fondendosi con la bile della città. Ora li vedevo. Mia moglie e mio figlio. Tesoro, sono a casa. Mamma mia, che stile pesante questo libro. Qui abbiamo letto tutto. Sì, le uniche pagine mancanti sono quelle della modalità incubo. Bene, parliamo una volta che siamo riusciti a finire il gioco almeno una volta. Alan, controlla la cassetta dei fusibili. Lo sto facendo, tesoro, tranquilla. Presto, ti prego. Tesoro, è un blackout. Ho preso la torcia. Ok. Bella casa nostra però, eh? Fammi dare un'occhiata fuori. Ah, una bufera invernale. Ok. Bello l'audio. Ci vado subito. Respira a fondo, ok? Ehi. Tutto bene? Scusami, è che mi sono proprio spaventata. Stai tranquilla, accenderemo le candele. So che è una cosa stupida, è che, specialmente quando non me l'aspetto, non so, mi paralizza. Io ti amo. Raccontami una storia. Ok. Quando ero bambino avevo degli incubi terribili. Ero terrorizzato a morte dal buio. Quando la cosa peggiorò, mia madre mi diede un vecchio interruttore. Lo chiamò clicker. Il clicker, eh? Sì. Quando avevo paura del buio avrei potuto usarlo e si sarebbe accesa una luce magica che scacciava i mostri. Sì, certo. Eccolo qui. Alan. Forse aiuterà anche te. Sì, bella storia, scrittore. Te la sei inventata adesso? No, no. Davvero. Ti amo, anche se dici bugie. Grazie di tutto. È bello, è molto narrato. Un giorno oggi. E sembra proprio una serie TV. Come si sente, signor Wake? Prova nausea, confusione o qualcosa di simile? Signor Wake, come si sente? Tutto ok, la mia testa va bene. Dovetti mentire sul mal di testa e l'amnesia. Mi avrebbe ricoverato per accertamenti. Non potevo andarmene senza Alice. Molto bene, non credo abbia una commozione, ma chiaramente lei è in stato di shock. Si riposi un paio di giorni. Grazie. Bene, signor Wake, qui abbiamo finito. Se il dolore peggiora o dovesse presentare altri sintomi, venga da me. Vi lascio dove eravate rimasti. Sarah, lo sceriffo Breaker la sta aspettando. È molto in gamba, sa? Sono certo che troverà presto sua moglie, signor Wake. Il dottor Nelson era un tipico medico di paese. Lo sceriffo Breaker l'aveva chiamato alla stazione perché controllasse la mia ferita alla testa. È strano che non vi abbiano detto niente per le armi che mi portavo dietro, ma va bene. Non facciamoci caso. Stazione di polizia e centro del paese, a quanto pare. Ok, andiamo a vedere se c'è qualcosa qui. No.
Sì. Mi spiace aver interrotto la sua battuta di pesca, dottore. Lo sceriffo la sta aspettando nel suo ufficio. Ah, è in fondo al corridoio. È una bellezza, vero? Ne ho presi di più grandi, se crede a un vecchio pescatore come me. Ma questo non è affatto male. Dunque, è un persico. E per farlo abboccare ci vuole un'esca. Per il salmone o la trota, d'altra parte, è meglio usare la mosca. Può andare, signor Wake. Sara la starà aspettando per poter parlare con lei. Pieno di dialoghi apparentemente inutili, ma in realtà molto belli. Grazie di aver provato le luci, signora Weaver. Sembra che sia tutto a posto. Non posso concedermi il lusso della compiacenza, agente Grant. Presto bisognerà cambiare le lampadine, non si possono cambiare al buio. Me ne occuperò certamente, signora Weaver. Buona giornata. Molto bene, ripasserò più tardi a ricordarglielo, per precauzione. Signor Wake, lo sceriffo l'attende nel suo ufficio in fondo al corridoio. Grazie. Quella era Cynthia Weaver. Credo che si possa considerare la pazza del villaggio. Era l'editrice di un quotidiano locale, ma adesso si occupa di altre faccende. Sarebbe perfetta per il posto da cui vengo. Come può vedere, è vagamente ossessionata dallo stato delle lampadine dell'intera città. Si rifiuta di calpestare le ombre e cose così. Ai suoi tempi scriveva stranezze di tutti i tipi sul suo giornale. Bright Falls ha una storia pittoresca, come tutte le piccole città del resto. Ah, quindi c'è un passato nel quale sono successe delle cose a questa signora e queste cose l'hanno sconvolta. Guardate le celle. Qui che cosa abbiamo? Caffè? Sì, sto vagabondando nella centrale della polizia. Sì, Ray Mulligan. Sono con Thornton, alla stazione di servizio di Stachi. Di lui nessuna traccia, passo. Aspetta. Sì, qui Thornton. Abbiamo trovato il carro per la sfilata. È qui. È una buona notizia, giusto? Stachi avrebbe dovuto guidarlo oggi alle prove. Passo. Ridammelo. Ray Mulligan. Sembra che qualcuno abbia combinato un casino nel garage. Passo. Ok, ricevuto. Continuate a cercare Stachi. Passo e chiudo. Ok, stanno cercando Stachi. Non lo troveranno. È stato divorato, credo, dall'oscurità. Una cosa che succede alle persone possedute dall'oscurità è che quando vengono uccise, il loro corpo sparisce. Pagina del manoscritto. Vediamo cosa dice. Alice guardò attraverso l'obiettivo, pronta a scattare la foto. Cauldron Lake era incantevole. Qualcosa catturò il suo sguardo. Una figura nell'ombra dietro il cottage, una donna snella in un abito nero. Abbassò la macchina e guardò di nuovo. Non c'era nessuno, solo dei cespugli la cui forma ricordava vagamente una persona. Scosse la testa e rise. Santo cielo. Ok. Questo probabilmente è successo mentre noi non eravamo con lei. Mentre stavamo facendo il nostro giro per l'isola. Dov'è? Lo sceriffo desidera vederla nel suo ufficio, signor Wake. Ok, dove sarebbe l'ufficio dello sceriffo? Ah! Dall'altra parte della stazione di polizia. Va bene, andiamo. B, leggi. Scomparsi. Richard Bauck. Krasinski, Chuck Miller. Non siamo tornati nel campeggio. Possibile che siano quelli che sono stati, alcuni ragazzi che sono stati posseduti dalle ombre. Apriamo le gare. C'è sempre il gatto scomparso. È possibile che siano i ragazzi posseduti dalle ombre che ci hanno attaccato. Almeno alcuni di loro. Entri, signor Wake. Il suo telefono è sulla scrivania. Era giù di batteria, ora è carico. Avete già iniziato a cercare mia moglie? Ci stiamo lavorando. Posso sapere cos'è successo? Non ne sono certo. Non mi ricordo. Stavamo litigando e io ho lasciato il cottage. Il cottage a Cauldron Lake? Com'è finito nell'area di servizio di Stachi? Avrei voluto raccontarle cosa fosse successo quella notte, ma mi avrebbe rinchiuso.
Mi scusi, devo rispondere. Pronto? Anna, ti prego, aiutami. Alice! Basta parlare alle autorità. Fai ciò che dico se vuoi rivedere tua moglie viva. Chi parla? Vai sul retro, c'è un buco nella recinzione sulla sinistra. Cerca nell'auto abbandonata. Ti ho lasciato un regalino per dimostrarti che facciamo sul serio. Liberati dalla polizia e vieni al parco nazionale di Adam. C'è un posto chiamato Lover's Peak. Signor Wake, posso esserle d'aiuto? Ho bisogno d'aria, lo sceriffo ha detto che posso andare sul retro. Non potevo ancora andarmene. Dovevo assecondare il rapitore. C'era la vita di Alice in gioco. Caso a Walter, è un nostro abitué. Capo, mi spiace accendere le luci. Le luci, puoi accenderle? Gli agenti non capiscono. Grazie, amico, grazie. Sei un tipo a posto, una brava persona. Non lasciare che nessuno ti dica il contrario. Lo sai, non dovrei nemmeno essere qui. I poliziotti hanno frainteso tutto, sai? Certo, certo. L'ho picchiato, ma non ero ubriaco. Cioè, in quel momento ero sobrio. Mi sono spronzato dopo. È un classico. Ok. Descrivere la presenza oscura come intelligente significava attribuire qualità umane a qualcosa che, nonostante la maschera, di umano non aveva nulla. In ogni caso, trovò l'unico posto abbastanza buio nella tavola calda. Un filo di luce filtrava nel corridoio, ma accettò il dolore per quanto orribile. Lo scrittore avrebbe presto sistemato le cose. Sarebbe arrivato dove lei aveva ancora potere. Ah, quindi è proprio un'entità fatta di ombra, fatta di oscurità, che soffre letteralmente dolore quando viene intercettata dalla luce. Okay. La luce mi accecò e mi fece tornare il mal di testa. L'uomo al telefono aveva detto di attraversare la recinzione a sinistra. Ok, quella. Noi però prima andiamo qua, raccogliamo Thermos e accendiamo la radio. Beh, amici, è stata un'altra lunga notte ed è ora che stacchi per un po'. Io solo sa quanto abbia bisogno di dormire. Un'ultima cosa prima di andare. Questa è stata una nottataccia per lo sceriffo. Qualche finestra è stata rotta e si sono persino sentiti degli spari su Main Street. Gli agenti Mulligan e Thornton hanno dovuto occuparsi di due giovanotti ubriachi che festeggiavano il completamento del loro carro per la festa del cervo. Beh, gente, succede tutti gli anni. So che non state più nella pelle e che il gran giorno si avvicina, ma abbiate pazienza e risparmiate gli spari per la gara di tiro, va bene? Non c'è ragione di affrettarsi. È fatto benissimo, hanno inventato tutto un dialogo così bello. Ah, lì c'è roba per noi. Per farci capire che i nostri spari sono stati... aveva parlato di un buco nella recinzione, sul retro della stazione di pulizia. Avvertiti per me dalle persone. Parlata. Questo rende il mondo più vivo. Quasi reale. Ok, abbiamo calciato via quelle assi di legno. Pagina del manoscritto. Il rapitore sparò un ultimo colpo e l'ombra svanì nell'oscurità da cui era uscita. Vedi? Niente di speciale, Wake. L'idea che Alice fosse nelle sue mani era rivoltante. Eravamo sul belvedere in legno di Lover's Peak, la cascata e le montagne alle nostre spalle, e più in alto le luci rosse dell'antenna radio. Trattenni l'impulso di saltargli addosso e mi sforzai di parlare. Diamoci un taglio. Dov'è mia moglie? Ah, ok. Quindi questa pagina del manoscritto parla del nostro... La patente di Alice era stata riposta sul sedile anteriore. Quel tipo faceva sul serio. Barry? Al, grazie a Dio, dove diavolo eri? È da una settimana che cerco di contattare te e Alice. Mi sono spaventato. Ho preso un aereo ieri, sono qui a Bright Falls. Barry, ascoltami, sono dallo sceriffo. Vieni a prendermi, ora non posso parlare. Al, ma che diavolo sta... Dovevo farmi rilasciare dallo sceriffo e raggiungere il parco nazionale di Elderwood per incontrare il rapitore di Alice. Ok, questo fa sul serio. Allora, la pagina del manoscritto ha previsto il nostro incontro con questo
tizio e questo tizio ammazza un'ombra. Lo scrittore è la luce che rivela il mondo della sua storia nell'oscurità, che lo forgia dal nulla, così come uno scultore estrae una statua da un blocco di granito. Se mi fermo, il mondo che creo svanirà, l'oscurità se lo riprenderà. È un lungo e difficile viaggio nel buio. C'è la vita di Alice in gioco, ma non devo pensarci o impazzisco. Il terrore giunge ai limiti della percezione. Devo continuare. Qui tutto è possibile. Scriverò la storia. La salverò. Il televisore si è fuso. Scrivi la storia. Scriverò la storia. La salverò. Che cosa vuol dire? Che cosa sta succedendo? E anche questo ci ha chiesto di accendere le luci, tra l'altro. Magnifico, Sara. Volevo solo rimediare ai danni che i fratelli Anderson potrebbero aver causato nel corso della loro ultima spiacevole scappatella. Non sono responsabile delle loro azioni, naturalmente. Posso assicurarle che il mio personale è stato redarguito. Si sente un po' meglio, signor Wake? Vorrei andarmene. Sono libero di andare. Beh, dobbiamo ancora parlare di... Sono in arresto? No, certo che no. Ma ho bisogno di sapere dove alloggerà per poterla raggiungere. Eviterei il motel. Il Majestic è rinomato per gli scarafaggi. I cottage a Elderwood sono molto carini. Direi che è perfetto. Sono il dottor Emil Hartman. Avrei piacere ad ospitarlo alla residenza Cauldron Lake. Ha parlato con mia moglie? Ho avuto modo di discutere la sua situazione con lei in svariate occasioni. Ha organizzato qualcosa con lei? L'ho invitata qui. La mia clinica è un luogo in cui... Stia calma! Ehi, fermi tutti! Giù le mani dal mio cliente! E lei chi è? Sono Barry Wheeler, il suo agente. Se avete dei problemi col signor Wake, parlate con me. Chiamire vestito. Voi zaticoni non la passerete liscia una volta sguinzagliati i miei avvocati. Non c'è problema, Sara. Sto bene. Non voglio sporgere denuncia. Signor Wake, la mia offerta è ancora valida. Tirami fuori di qui. Il nostro agente è un paninaro. Che è successo, Al? Fuori di testa. Non è il caso di ripetere quella storia coi paparazzi. Pensavo ti stessero sbattendo dentro. Dovevo parlarne con qualcuno. Raccontai tutto a Barry. Pensava fossi pazzo, ma appena parlai del manoscritto cambiò idea. Il fatto che avessi scritto qualcosa, anche se non ricordavo nulla, a lui bastava. Precustava i soldi. E credeva al fatto che Alice fosse stata rapita. Quanto al resto, era tutta un'altra storia. Avevo appuntamento a mezzanotte con un rapitore in un posto chiamato Lover's Peak, nel parco nazionale di Elderwood. Il piano era affittare un cottage. Non mi piace, Al, non mi piace per niente, non va bene. Anzi, è tutto il contrario di bene. Signor Wake, Barry l'ha trovato. Ciao, Rose. Oh, wow, stavo proprio pensando a lei. Oh, stavo wow. Giusto portando del caffè a Rusty. È sul balcone a prendersi cura di Max. Povero piccolo. Devo proprio scappare. È stato un piacere rivederla, signor Wake. A presto. Chi è Max? Che testa vuota. Ehi, signor spacco tutto. Non è colpa sua. È una ragazza molto carina e tra le altre cose è una tua grande ammiratrice. Ha anche un sito web dedicato a te ed è stata molto disponibile quando ti cercavo. Davvero, Al, quello che mi hai detto in macchina, ma ti rendi conto? Come hai sparato a un tizio e il suo corpo è svanito? Da quant'è che non dormi? Sei fatto? Non è che hai bevuto? No, davvero, Barry. Ho un buco di una settimana e qualcuno ha preso Alice. Hai idea è tutto così. Di quanto sia assurdo quello che stai dicendo? Non fraintendermi, è un'ottima storia. Ma quando inizi a mischiare realtà e fantasia, stai comprando un biglietto per il manicomio. Aspetta qui. Vabbè, lo credo che ci crede pazzi. Abbiamo raccontato delle cose che non sanno né in cielo né in terra. È giustamente preoccupato per noi, visto che siamo amici, da quello che ho capito. E per i soldi, soprattutto, immagino, più che altro per i soldi, visto che è il nostro agente. Allora, andiamo a parlare con questo tizio qua fuori. Prima però voglio dare un'occhiata in giro. Hanno trovato un mammut qui, quindi è un posto geologicamente attivo. Beh sì, c'è un vulcano.
geologicamente attivo, nel senso che magari è facile scavare in un posto geologicamente attivo e con gli smottamenti è più facile, è facile che magari il terreno riveli cose sepolte da secoli o migliaia di anni. La butto lì, non sono geologo. Tranquillo, amico. Quasi finito. Ehi, sei Rusty, vero? Affitti case? Signor Wake, le stringerei la mano, ma sono piuttosto preso. Oh, beh, mi scusi, mi spiacerebbe prendere il modulo di registrazione sulla scrivania. È di fronte a Charlie Zanelunghe. Ok, certo. Andiamo a prendere il modulo. Dei bracconieri. Max ha messo la zampa in una trappola. Sono illegali da queste parti. In teoria è proibito cacciare all'interno del parco, ma certa gentaglia non si fa scrupoli. Ah, almeno Max starà bene. È stato fortunato. Vabbè. Sul serio, Al, non puoi incontrare un rapitore come se niente fosse. Certe situazioni poi sfuggono di mano. Sta zitto un attimo tu. Devi parlarne con la polizia. È mia moglie, decido io. Possiamo riparlarne più tardi. No, questa storia... Senti, tu hai sbattuto la testa. Insomma, Al, dai. Devi ammettere che tutto questo sembra assurdo. C'è uno scherzo o cerchi di spaventarmi, sta funzionando. Prendiamo in giro Barry. Per poco non ci cascavo. Divertente, Al. Ma ora basta. Barry, un attimo, io vado solo a firmare il modulo per la casa. Ok. Consegna il modulo. È questo il modulo che voleva? Ecco qui le chiavi. Ok, tutto in ordine, signor. Lieto di averla tra noi. Grazie. Sa dirmi come raggiungere l'Overspeak? Ma certo, è alla fine del percorso naturalistico. Segua il sentiero, prima o poi lo vedrà. È facile e offre una vista stupenda. Ok, andiamo. Se ha dei problemi a trovarlo, tenga come riferimento l'antenna della radio. È proprio lassù. Ah, a proposito, se cammina nel bosco, stia attento a dove mette i piedi o finirà come Max. Pieno di trappole. Mi preoccupo troppo. Ci sono varie persone accampate là fuori di cui non sappiamo nulla. Non che sia gente pericolosa, ma con le trappole non si sa mai. Vorrei evitare problemi. D'accordo, grazie. Ok, quindi abbiamo come riferimento quella antenna. E l'overspeak è proprio là sotto. Bene. Ok. Cercando di farmi credere che hai sparato un tizio che... Uff, è svanito! Barry... A prova di proiettile finché non gli hai puntato addosso una torcia. Esatto. Queste cose le dicono quelli che finiscono in una stanza imbottita. Legati ai letti, con delle camicie bianche e le maniche annodate alla schiena. E con una sana dieta a base di pillole. Barry... Al, hai sempre deriso pesantemente la gente che crede a questa roba. Tu sei uno scettico. Ma io le sto vivendo queste cose, Barry. Non ho lasciato finire il suo dialogo, mi dispiace. Sono tutte cavolate, Al. 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 Dobbiamo dirlo allo sceriffo o chiamare l'FBI. Diavolo, Barry, la uccideranno! Questo non è un cazzo di dibattito, Barry. Andrò all'Overspeak. Mi ha detto di andarci da solo. Ok, ok, allora. Capisco. Ma sei il mio migliore amico e temo tu stia impazzendo. Dimmi come aiutarti e io lo farò. Tu resti qui e se non torno per domattina, chiama la cavalleria. Allergico alla polvere, il nostro Barry, fantastico. Stai attento con la gente del posto, Al. Questi bifolchi sono pericolosi, odiano i turisti. Oh, sarà come in un tranquillo weekend di paura. Salute. Salute. Questo posto mi mette strizza. Scommetto che ci sono muffa, spore, erba velenosa e sattio quant'altro. Non vale una commissione del 15%. Eppure schizzinoso. Ok, allora vediamo se c'è qualcos'altro di interessante qui. Carino il cottage però, eh? Molto molto carino. Qui c'è qualcosa. Pile. La torcia, termos di caffè, siamo disarmati, ok, fantastico, giustamente la polizia, anche se non è scritto in dialoghi, la polizia ci ha privato delle nostre armi,
Questo è l'esterno del nostro cottage. Andiamo a vedere cosa c'è sul retro. Magari una pagina del manoscritto, un termos di caffè, un ingresso sul retro. Eccola qua che carino, una jacuzzi all'esterno. Ok, questa porta qua è chiusa. E qui c'è un pozzo. I pozzi nei film dell'orrore sono sempre, da quando ho visto The Ring. Ah, oddio. Va bene. Un pozzo appoggiato sul terreno. Lasciamo perdere, io non ho visto niente, ok? Si sono dimenticati di modellare il buco del pozzo. Succede. Ok, quindi la nostra unica possibilità di uscita è qua. Andiamo. Ti aspetto qui, Al. Ti prenderò il forte. Il mio spirito sarà con te ad ogni passo, Al. Ora ti voglio. Ah, stai iniziando a fartela sotto, eh? Barry. Ok. Manoscritto. Punto di controllo raggiunto. Molto bene. Direi che leggiamo ancora questa pagina e esploriamo cosa c'è in questa casupola degli attrezzi e poi possiamo chiudere l'episodio. Barry non era mai andato d'accordo con Alice, ma sapeva che Alan l'amava con un'intensità spaventosa. Ad Alice era successo qualcosa ed ecco Al, armato di pistola, che diceva cose da manicomio. Era come se il suo amico avesse avuto un attacco psicotico e fosse totalmente fuori dalla realtà. Barry era terrorizzato a morte. È bello, perché ci dà a volte il punto di vista dei di altri personaggi, dei PNG, come li chiamo io. È interessante. Barry era terrorizzato a morte, forse più per le cose che ha raccontato Alan, per il fatto stesso che l'abbia raccontate, per il fatto stesso che qualcuno avesse rapito sua moglie, quindi c'era qualcosa di serio sotto, ma Al stava andando fuori di testa. Immagino che il suo motivo di essere si spaventato era proprio questo. Ok, nel capanno non c'è niente. Questa è la nostra macchina che possiamo usare per muoverci. E questa è la strada da prendere per raggiungere l'Overspeak. Per raggiungere... sì, l'Overspeak, esatto. E va bene, direi che questo episodio si è protratto per un tempo più che adeguato. Io tra poco dovrò andare a dormire e domani si lavora. Molto bene, è molto 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 bello. Non me lo ricordavo così dettagliato nei dialoghi, nei racconti, negli scritti. E giocarlo analizzando, cercando di analizzare tutto quello che succede, gli eventi, cercando di venirne fuori, lo rende ancora più avvincente di quello che era stato giocarlo in maniera non solo arcade, ma comunque un po' più superficiale rispetto a questo. Signori, grazie di essere qui con me, di aver visto questo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto, un piccolo supporto, un like, una condivisione, un commento, qualsiasi cosa, sono tutti gesti più che benvenuti e molto molto graditi. Sono quei piccoli gesti che mi danno la forza di continuare con questo piccolo progetto, con questa passione. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ah, cambia lo scenario a seconda del capitolo nel quale siamo. Molto bello. Alla prossima, di nuovo.